viaggio attraverso la cultura enogastronomica italiana. Questo viaggio, cominciato nel corso del 2020, celebrando la Campania con la sua pizza e la sua mozzarella, continua quest'anno toccando la Sicilia e l'Emilia-Romagna, celebrandone quindi cannolo e passito e tortellini lambrusco. Nelle due monete da 5 euro, l'artista Maria Carmela Colaneri, oltre ad inserire i piatti tipici e i loro celeberrimi ingredienti, ha anche inserito i monumenti tipici più rappresentativi delle due regioni, come ad esempio le due torri di Bologna, Carisenda e degli Asinelli, il Duomo di Modena, oppure la Valle dei Templi di Agrigento ed il Teatro di Taormina. Per raccontare al meglio cosa sono le eccellenze enogastronomiche italiane, lascio la parola al presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio. Questa serie dedicata alle eccellenze enogastronomiche rappresenta un tributo alla grandiosità della biodiversità agroalimentare dell'Italia. E dopo la prima moneta dedicata alla pizza e alla mozzarella, e quindi poi alla regione Campania nel 2020, che è stata anche un omaggio al riconoscimento UNESCO per l'arte del pizzaiolo napoletano, le due monete di quest'anno dedicate alla Sicilia e all'Emilia-Romagna, ai cannoli e al passito, ai tortellini e al lambrusco, sono l'omaggio ad altre due regioni che sono bellissime. La Sicilia, regione di cultura, di storia, di tradizione e di grandissima pasticceria in questo caso, ma anche grande cultura del vino, è una delle regioni più vitate d'Europa, dall'altra l'Emilia-Romagna, che indiscutibilmente è regione della pasta, della tradizione enogastronomica e con l'Ambrusco anche lì un'altra eccellenza della cultura della vite che rappresenta tutta l'Italia. Quindi l'Italia è un paese che nel mondo è riconosciuto sicuramente per i beni culturali, ma anche per l'enogastronomia e per la bellezza dei paesaggi e della storia del nostro paese. E riconoscere con una collezione numismatica queste bellezze è molto importante. L'Italia è il paese che ha il record delle denominazioni di origine protetta in Europa e il record della biodiversità agroalimentare. Pensate che i prodotti agroalimentari tradizionali, i PAT, che io istituì nel 2000 da Ministro dell'Ambiente, oggi raccolgono oltre 5.000 diverse realtà dell'agroalimentare italiano. Quindi grazie alla Zecca e al Poligrafico per aver dato questo tributo al Made in Italy, che è anche un grande volano per rilanciare il turismo, che in questo momento vive una grande difficoltà, ma che sicuramente, visto che il paese Italia è quello più desiderato al mondo, chiunque vorrebbe visitare l'Italia, anche le monete sono una grandissima occasione per far conoscere il nostro paese nelle sue eccellenze.